Va ora in onda Radio Giornale Bellunese. Notizie quotidiane sulla provincia di Belluno. Benvenuti a un nuovo appuntamento con il Radio Giornale Bellunese. Questi fatti che affronteremo nell'edizione di oggi, di mercoledì 5 ottobre 2022. Nuovi sviluppi sulle indagini per la morte di Niccolò Feltrini, il bimbo di 2 anni di Longarone morto lo scorso 28 luglio. Quel giorno il bambino, colto da malore, fu accompagnato d'urgenza all'ospedale di Pieve di Cadore dal padre. Inutili purtroppo i tentativi di rianimazione da parte dei medici. Dopo il decesso, il padre di Niccolò riferì ai medici e ai carabinieri che il figlio aveva ingerito qualcosa di sospetto al parco di Codissago, dove i due erano stati assieme quella mattina. Una versione che verrebbe smentita dagli inquirenti. La presenza di padre e figlio sul luogo non risulta né dalle testimonianze raccolte né dalle telecamere presenti in zona. Nessun ritrovamento, inoltre, di sostanze tossiche nell'aria. L'ipotesi al momento è che il piccolo abbia accidentalmente assunto degli stupefacenti trovati in casa, sostanze rinvenute durante la perquisizione eseguita nell'abitazione della famiglia da parte delle forze dell'ordine. I genitori di Niccolò, convocati per l'esame tossicologico, non si sono sottoposti al test. Sanità. Il centro riabilitativo di Lamon chiude per un anno. Le attività verranno temporaneamente trasferite a Feltre fino al completamento dei lavori per adeguare la struttura dal punto di vista sismico e per aumentare i posti letto da 50 a 70. Lavori che risultano in ritardo di 10 mesi. A Feltre verrà accolta l'area delle degenze, rimarranno a Lamon invece i servizi di uso quotidiano per i pazienti. Il punto prelievi, la radiologia e le prestazioni dei medici di medicina generale. L'obiettivo, sottolinea il sindaco Loris Macagnan, è velocizzare le operazioni di adeguamento per ripristinare il servizio di degenza entro il 2023. E a proposito di sanità, ha aperto ieri il nuovo centro vaccinale di Salce. A Belluno si tratta della struttura che sostituirà l'hub in precedenza attivo al Palaskating di Sedico. Proprio ieri le prime sedute di somministrazione dei richiami contro TB e Covid. A pieno regime il centro potrà eseguire fino a 7-800 vaccinazioni al giorno. Ferrata danneggiata, necessario l'intervento dell'eli soccorso ieri pomeriggio sulla punta sud di Fanes per un escursionista francese di 29 anni. La donna, che aveva completato in solitaria la ferrata Tomaselli, stava scendendo lungo il tratto di cavo attrezzato quando una trentina di metri più in basso ha trovato il cavo stesso staccato dalla roccia. Da qui l'allarme, con l'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore attivatosi per il recupero della 29enne, trasportata al passo Falzarego. Criminalità. Aumentano le denunce di reati nel bellunese, quanto emerge da un report del Sole 24 Ore che ha preso in esame 106 province italiane. 5.185 le denunce presentate nel 2021 nel nostro territorio, 441 in più rispetto all'anno precedente. In forte aumento le segnalazioni per violenze sessuali, raddoppiate nel corso di un anno, in crescita anche le truffe informatiche. La provincia è però sotto la media nazionale, quindi con una minor quota di denunce per quanto riguarda i furti in abitazione, i furti in generale, gli incendi, il consumo e lo spaccio di stupefacenti. Concludiamo con lo sport. Calcio. Si rafforza il legame tra Ponte nelle Alpi e Udinese. Ieri lo stadio Orzes, sede della società Pontalpina, ha accolto Josela Cagnina, allenatore dell'Academy Friulana. Il tecnico ha lavorato assieme ai Pulcini e agli esordienti Granate e ha dialogato con lo staff bellunese per un momento di confronto. Per venerdì ha atteso anche Alec Bolla, responsabile dell'Udinese Academy. Bolla osserverà un allenamento e poi incontrerà i genitori degli atleti che compongono il settore giovanile del Ponte. Atleti che domenica raggiungeranno la Arena per assistere alla sfida di Serie A tra Udinese e Atalanta. È davvero tutto per questa edizione del Radio Giornale Bellunese. Vi ricordo che le notizie sono tratte dai quotidiani newsinquota.it, il Gazzettino di Belluno, il Corriere delle Alpi e dal sito del settimanale L'Amico del Popolo. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio BM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Avete ascoltato Radio Giornale Bellunese, notizie quotidiane sulla provincia di Belluno.